come dire, lì in agguato, e hanno sempre più probabilità di venire realizzate, quanto più andremo a scontrarci con la carenza di energia e quindi con costi sempre più elevati di energia. E ho finito. Ci troviamo oggi nella sala dei meeting della Robur di Zingonia e desideriamo affrontare la tematica dell'assorbimento. Per parlare dell'assorbimento vorremmo iniziare a fare una presentazione più generale su quelle che sono le modalità più conosciute attraverso le quali si può ottenere il risultato di condizionamento o di refrigerazione. Vediamo insieme alcuni lucidi che ci permettono di introdurci al problema. Per ottenere condizionamento dell'aria o refrigerazione possono essere utilizzati dei fluidi alogenati, i ben noti CFC, HCFC o HFC. In questo caso l'organo meccanico che permette di ottenere il risultato del condizionamento dell'aria e della refrigerazione è un compressore mosso evidentemente da un motore elettrico, ed è la soluzione più nota a tutti, più tradizionale, oppure motore a combustione interna. Esistono oggi sul mercato alcune soluzioni che stanno emergendo in termini di importanza. Se non si utilizzano i fluidi alogenati, si prende invece quest'altro ramo. Si arriva a due possibili soluzioni, le due più importanti direi. La soluzione dell'adsorbimento o la soluzione dell'assorbimento. Entrambe, come vediamo, utilizzano come energia di partenza l'energia ricavata dalla combustione di gas o direttamente dell'energia termica. Per esaurire brevemente, in quanto non costituisce l'argomento della nostra trattazione di oggi, il tema dell'adsorbimento, diciamo che esistono due tipologie di adsorbimento: l'adsorbimento mediante liquidi e l'adsorbimento mediante solidi. Trattasi in entrambi i casi di materiali, di materie che rivestono una affinità nei confronti di altre e che permettono quindi di svolgere la loro funzione dell'adsorbimento. Rivolgiamo ora la nostra attenzione invece al ramo che riguarda l'assorbimento. Due sono i fluidi che oggi principalmente vengono utilizzati per ottenere il condizionamento o la refrigerazione ad assorbimento. Il più tradizionale e più antico è quello della soluzione di ammoniaca, praticamente una soluzione costituita da acqua ed ammoniaca. Acqua che svolge la funzione di assorbente, ammoniaca che svolge la funzione di refrigerante. L'altra possibile soluzione è quella che utilizza il bromuro di litio. In questo caso il bromuro di litio svolge la funzione di assorbente e l'acqua svolge la funzione di refrigerante. Possiamo accennare brevemente, perché questo ci permette di comprendere il valore della tecnologia dell'assorbimento, che i fluidi alogenati, che abbiamo visto richiedono la presenza dell'organo compressore mosso da un motore elettrico, da un motore a combustione interna, hanno una serie di emissioni inquinanti dirette, indirette, che sono dovute alle perdite di fluido alogenato, che possono nascere da procedimenti ed errori di produzione, da mancanza di tenuta meccanica, da attività di manutenzione e dall'attività di rottamazione, nonché legate ad una perdita di rendimento dell'apparecchio. La perdita di rendimento dell'apparecchio evidentemente va a influire sul valore del COP della macchina. Inoltre hanno altri tipi di emissioni inquinanti dirette che sono legate ai prodotti della combustione: anidride carbonica, ossido di carbonio e ossidi di azoto. In questo caso è possibile intervenire con accessori
per la riduzione dell'inquinamento mediante, ad esempio, l'utilizzo di marmitte catalitiche. Anche nel caso in cui si utilizzasse il motore elettrico anziché il motore a combustione interna, si avrebbero degli altri tipi di emissioni inquinanti. Le emissioni inquinanti dirette di fluidi alogenati sono esattamente le medesime che abbiamo visto per un sistema che utilizzi un motore a combustione interna. Per quanto riguarda invece le emissioni inquinanti dirette legate ai combustibili, apparentemente si potrebbe pensare che l'energia elettrica, essendo una forma di energia pulita, non abbia questi tipi di emissioni. Se invece risaliamo attraverso la catena della produzione dell'energia elettrica, ci accorgiamo che in centrale a carbone piuttosto che centrale a gasolio o a olio pesante, piuttosto che non centrale a gas, troviamo delle emissioni di anidride carbonica, di ossido di carbonio, di anidride solforosa e di ossidi di azoto. Evidentemente le emissioni che avvengono sono funzione del tipo di combustibile e funzione del rendimento con cui avviene la trasformazione di questa energia termica in energia elettrica. Un discorso diverso andrebbe fatto nel momento in cui l'energia elettrica fosse ricavata dalla fonte nucleare oppure dalla fonte idroelettrica. Prendiamo la strada che non utilizza il compressore come componente meccanico principale. Abbiamo detto non utilizziamo fluidi alogenati, abbiamo le due soluzioni dell'adsorbimento o dell'assorbimento. Possiamo avere sistemi che funzionano con energia termica di recupero, ad esempio energia che venga ricavata da macchinari in cui avvengono processi di raffreddamento. In questo caso l'energia termica di recupero può andare ad azionare questi sistemi e permettere di ottenere dell'energia frigorifera per condizionamento o per refrigerazione. Un'altra possibilità, invece forse più frequente, è quella di utilizzare la combustione di un combustibile fossile, normalmente più frequentemente il gas, per ottenere il funzionamento di questi cicli. Anche in questo caso, attraverso queste fonti energetiche, parleremo di un COP, cioè di un coefficiente di prestazione, avremo come risultato delle emissioni inquinanti di anidride carbonica, di ossido di carbonio e di ossidi di azoto. Sono possibili interventi sulla tipologia del bruciatore di gas per ridurre al minimo i valori di emissioni inquinanti, almeno per ciò che riguarda gli ossidi di azoto e gli ossidi di carbonio. Abbiamo visto, tralasciando la soluzione dell'assorbimento, che l'assorbimento può essere ottenuto con due coppie di fluidi, acqua ammoniaca piuttosto che acqua bromuro di litio. In entrambi i casi il fenomeno avviene mediante una combustione di gas o mediante un'energia termica di recupero. Il circuito in cui avviene il ciclo è un circuito sigillato che si trova ad essere esente da perdite. Un accessorio importante in alcune tipologie di macchinari che operano con l'assorbimento è la torre di raffreddamento. La torre di raffreddamento, come probabilmente già noto, è quel componente che permette di raffreddare l'acqua a cui è affidato il compito di raffreddare ulteriormente il sistema nel quale avviene il fenomeno dell'assorbimento. La tipologia di prodotto di cui oggi intendiamo parlare è il refrigeratore ad assorbimento ad ammoniaca. È dunque un refrigeratore ad assorbimento, un refrigeratore d'acqua. La sua coppia di fluidi che permette il funzionamento è acqua ammoniaca. Funziona mediante un bruciatore
e non un compressore, la tipologia che analizziamo è condensata ad aria, cioè il condensatore è una batteria alettata attraversata da una corrente d'aria mossa da un ventilatore di tipo elicoidale. Gli effetti, come abbiamo visto, sono quelli di una salvaguardia dell'ambiente per l'assenza di fluidi alogenati. Un vantaggio che porta con sé è quello del basso assorbimento elettrico, in quanto non è necessario un collegamento ad una rete di potenza elettrica se non per ciò che riguarda la movimentazione del ventilatore che permette la condensazione ad aria e per permettere la movimentazione della pompa della soluzione che permette il funzionamento di tutto il ciclo. Vedendo i componenti della macchina di cui stiamo parlando, possiamo dire che è costituita da un generatore di calore nel quale avviene il fenomeno della separazione dell'ammoniaca dall'acqua, da un condensatore raffreddato ad aria, da un evaporatore, da un assorbitore, da una pompa delle soluzioni. Potrebbe sembrare che fino a questo punto noi abbiamo parlato di un oggetto un po' misterioso e decisamente differente rispetto alla tipologia di prodotti che ci sono forse più noti nel settore del condizionamento ad espansione diretta. Ma forse questo che possiamo mostrare ci permette di capire meglio il problema. In un sistema con compressore elettrico, noi ci troviamo ad avere un motore che muove un compressore, a valle di questo nel circuito troviamo un condensatore nel quale cediamo all'esterno un quantitativo di energia per far avvenire la condensazione, troviamo successivamente un organo di laminazione a valle del quale l'evaporatore è l'elemento nel quale può avvenire l'assorbimento di energia dall'esterno e quindi il fenomeno di refrigerazione, il fenomeno di condizionamento. Nel momento in cui parliamo di un sistema d'assorbimento a gas, noi in pratica manteniamo costante questa parte del circuito per cambiare la prima parte del circuito, la parte motrice del ciclo. Infatti, conserviamo ancora un componente condensatore, un organo di laminazione e un evaporatore, ma il gruppo compressore mosso da un motore elettrico o a combustione interna viene sostituito da una serie di altri componenti. Il generatore, innanzitutto, abbiamo detto, è l'organo nel quale avviene la separazione tra il fluido refrigerante, l'ammoniaca nelle macchine ad acqua ammoniaca, l'acqua nelle macchine a bromuro di litio, che verrà poi inviata a condensatore e al resto del ciclo. Avviene questa separazione e una parte, quello che è il componente assorbente, l'acqua nelle macchine ad ammoniaca, ritornerà in un altro componente, l'assorbitore. L'ammoniaca, cioè il fluido refrigerante, al termine del suo ciclo, dopo essere passata dall'evaporatore, tornerà anch'essa all'assorbitore, incontrerà l'assorbente, ovvero l'acqua, e di nuovo si comporrà la miscela che permetterà di far funzionare il generatore. Questa miscela sarà inviata al generatore mediante una pompa. Esistono dei componenti scambiatori di calore in questo tragitto che permettono di preparare il sistema alla continuazione del suo ciclo di funzionamento. La macchina ad assorbimento conviene forse che adesso la analizziamo per quanto riguarda il suo ciclo in un grafico che ci permette di vedere nel dettaglio il funzionamento delle diverse parti. Abbiamo dunque il generatore, un bruciatore di gas esternamente che permette di riscaldare
questo contenitore, in questo caso un contenitore alettato, nel quale si trova la soluzione di acqua e ammoniaca. Un breve cenno a come è composta questa soluzione. Se parliamo in termini di volume, è composta al 50% da acqua all'incirca e al 50% da ammoniaca. Se parliamo in termini di peso, dato il basso peso specifico dell'ammoniaca, possiamo dire che i 2/3 del peso della soluzione che si trova in queste macchine è acqua e solo 1/3 è ammoniaca. Nel generatore avviene il fenomeno del riscaldamento della soluzione. Nella parte bassa del generatore avremo questa soluzione nelle percentuali che abbiamo appena citato. Mano a mano che si sale all'interno del generatore si ha la tendenza a concentrare l'ammoniaca separando invece l'acqua. L'ammoniaca dalle zone alte del generatore passa nella camera di livellamento, un organo che permette di tenere costante il livello all'interno del generatore. Dalla camera di livellamento il fluido refrigerante, la nostra ammoniaca, entra nel rettificatore. Il rettificatore è praticamente uno scambiatore di calore che permette di concentrare ulteriormente i vapori di ammoniaca. Qui avevamo dei vapori che erano al 92% circa in ammoniaca e 8% in vapore acqueo. Quando usciamo dal rettificatore verso il nostro condensatore ritroviamo normalmente una concentrazione che è al di sopra del 98% in ammoniaca. Il nostro vapore caldo entra dunque nel condensatore. La nostra batteria alettata, attraversata da un flusso d'aria, l'aria ambiente dove si trova installata la macchina, che tende a raffreddare questo vapore e di conseguenza, attraverso i suoi passaggi, progressivamente a trasformarlo in liquido, il mio liquido refrigerante. All'uscita dal condensatore si ritrova una valvola di laminazione, uno strozzatore molto semplicemente protetto da un filtro che permette di determinare un salto di pressione tra la zona a monte della valvola e la zona a valle della valvola. A monte della valvola, a condizioni ambientali standard, cioè i 35 gradi di temperatura esterna, si ritrovano solitamente pressioni nell'ordine delle 18-20 atmosfere. A valle della valvola di laminazione si trova una pressione intermedia, che non è ancora la pressione che troveremo poi nell'evaporatore, nell'ordine di grandezza delle 10 atmosfere. Il nostro liquido refrigerante a questo punto incontra uno scambiatore particolare, uno scambiatore di tipo tubo in tubo, ed è detto scambiatore delle soluzioni, in quanto lo scambio termico avviene sempre tra liquido refrigerante e il vapore refrigerante che arriva dall'evaporatore. Il liquido refrigerante quindi si trova nella condizione di essere sottoraffreddato. Non solo i 35 gradi che può avere per effetto del raffreddamento ad aria nel condensatore, ma scende progressivamente ad una temperatura più bassa. Al termine di questo scambiatore troviamo una seconda valvola di laminazione che finalmente immette il nostro refrigerante, il nostro fluido frigorigeno, nell'evaporatore. La temperatura che ci si ritrova in questo punto è funzione evidentemente delle condizioni in cui opera il ciclo, ma per ottenere acqua refrigerata alle condizioni nominali di 7 gradi, normalmente ci si ritrova ad avere una temperatura in questo punto nell'ordine dei 3 gradi centigradi. La pressione a questo punto è nell'ordine invece delle 4 atmosfere. Il fluido frigorigeno entra in una serpentina che si trova ad essere lambita da gocce di acqua che scendono dall'alto. L'acqua viene raffreddata, il calore che cede
al fluido frigorigeno permette di trasformare il liquido in vapore. Avviene così il fenomeno dell'evaporazione dell'ammoniaca. All'uscita dall'evaporatore, come avevamo visto, il vapore refrigerante percorre questo scambiatore di calore tubo in tubo che svolge la funzione di pre-raffreddare, di sottoraffreddare il liquido e successivamente si avvia verso la parte più particolare di questa macchina e che dà il nome all'intero ciclo. Questo è un preassorbitore, un assorbitore raffreddato dalla soluzione. In quanto il vapore che viene dall'evaporatore incontra l'acqua, o meglio la soluzione povera in ammoniaca proveniente dal generatore, e mediante lo scambio termico con altri scambiatori si realizza l'unione di nuovo, almeno parziale, tra acqua ed ammoniaca. Questa soluzione viene poi inviata ad una seconda sezione della batteria di scambio raffreddata ad aria, dove si completa il fenomeno dell'assorbimento per arrivare di nuovo a produrre quel quantitativo di soluzione ricca che viene inviata alla pompa delle soluzioni, la quale invia questa soluzione attraverso una serie di scambiatori nel generatore. Abbiamo dunque completato il ciclo della macchina. Occorre a questo punto sottolineare un elemento particolare. Tutto il processo si basa sull'affinità che esiste tra ammoniaca ed acqua. L'acqua, cioè, è in grado di assorbire un elevato quantitativo di ammoniaca. Assorbire non è una semplice miscela, è un fenomeno che avviene con una generazione di calore. È per questa ragione che noi abbiamo bisogno, sia in questo preassorbitore che in questo assorbitore alettato, raffreddato ad aria, appunto di scambiare calore, perché se non avvenisse questo scambio di calore non ci sarebbe l'assorbimento dell'ammoniaca nell'acqua e di conseguenza non ci sarebbe la possibilità per il ciclo di continuare ad essere effettuato per mezzo di questi organi che costituiscono la macchina. Brevemente possiamo fare qualche cenno a quelle che sono le temperature e le pressioni in alcuni punti del ciclo. Vediamo ad esempio che all'entrata dell'evaporatore troviamo all'incirca una pressione di 3,8 kg al centimetro quadro, circa 4 atmosfere, e una temperatura, che non è un valore fisso ma è variabile a seconda delle condizioni del contorno, intorno ai 3-3,5 gradi. All'uscita del generatore invece le condizioni erano sostanzialmente diverse. La pressione era nell'ordine delle 21 atmosfere e la temperatura era nell'ordine dei 120 gradi centigradi. All'entrata dell'assorbitore la temperatura era nell'ordine degli 86 gradi centigradi e la pressione 3 atmosfere e mezzo. All'uscita dell'assorbitore la pressione è di circa 3 atmosfere e la temperatura, come si vede, è scesa fino a un valore di 47 gradi. All'uscita del condensatore la pressione è sostanzialmente la pressione che avevamo nel generatore, cioè queste 21 atmosfere, ma la temperatura è scesa a 46 gradi e questo permette di avere un liquido refrigerante. All'entrata del condensatore la pressione era ancora 21 atmosfere e la temperatura era di 90 gradi centigradi. In pratica, in modo estremamente schematico, potremmo dire che il nostro ciclo di assorbimento, forse poco visibile in questa immagine, è costituito da un generatore, una fiamma che lo riscalda, la formazione di vapore, una zona, un organo nel quale avviene la condensazione,
l'invio del liquido all'evaporatore con lo scambio termico con il flusso di acqua refrigerata, l'invio del vapore che di nuovo si forma nell'evaporatore all'organo assorbitore e una pompa che permette di inviare questa soluzione di nuovo al generatore. Mediante l'utilizzo di queste caratteristiche del ciclo si ottiene il funzionamento di macchine prevalentemente destinate al condizionamento dell'aria. Vediamo qui indicativamente alcune caratteristiche di due di questi modelli. Abbiamo un'entrata di gas che viene bruciato nell'ordine dei 20 kW, per esempio su questa macchina, una potenza frigorifera ottenuta di 10,5 kW. Questo porta a valutare un rendimento di trasformazione dell'energia termica in energia frigorifera nell'ordine dello 0,55. Occorre tenere presente che l'energia da cui partiamo è energia primaria, diversamente dall'energia elettrica che deriva già da una trasformazione con dei rendimenti particolari da quella che è l'energia di partenza. Queste macchine sono in grado di produrre, per esempio, 1640 litri ora di acqua refrigerata ad una temperatura da 7 a 4 gradi centigradi come ordine di grandezza, o anche valori differenti a seconda delle esigenze. Può essere aumentato il flusso di acqua refrigerata, di conseguenza aumenteranno anche le temperature di questa acqua refrigerata. Avviene uno scambio termico attraverso la batteria lettata mediante ventilatore con un valore di 6800 metri cubi ora di aria, e ci sono delle caratteristiche dell'impianto che va abbinato a questa macchina. Occorre aggiungere alle caratteristiche che abbiamo elencato un elemento, la potenza elettrica assorbita. Per una macchina in grado di fornire 10,5 kW di energia frigorifera, abbiamo un assorbimento elettrico di soli 875 watt, che comprendono, come abbiamo detto, l'assorbimento elettrico del ventilatore che muove l'aria per il raffreddamento del condensatore assorbitore e il motore che muove la pompa delle soluzioni, e oltre a questo anche una pompa dell'acqua refrigerata che permette l'alimentazione del mio impianto di utilizzo. Vediamo alcuni valori del contenuto dei dati fisici del refrigerante, della soluzione refrigerante. Vediamo che è costituita da ammoniaca in un quantitativo di 3,8 kg, acqua in un quantitativo di 7,6 litri, cioè 7,6 kg, e abbiamo anche un'idea di quelle che sono le caratteristiche della macchina. Una macchina completa nell'ordine di peso dei 250 kg e con dimensioni di 760 mm di base, 1020 mm di profondità e 960 mm di altezza. Praticamente una macchina confrontabile con quelli che sono i chiller, i refrigeratori d'acqua funzionanti mediante motore elettrico. Occorre anche dire, brevissimamente come flash, che questa macchina non è da confondere nelle sue caratteristiche con una pompa di calore. È una macchina destinata al puro condizionamento o refrigerazione. Quindi talvolta, per permettere con un solo componente di impianto di ottenere anche quello che è il riscaldamento invernale, viene abbinata in un blocco unico con una parte di caldaia tradizionale con caratteristiche che permettono di ottenere, oltre ai 10,5 kW di energia frigorifera per l'estate, per il condizionamento estivo, ad esempio 26 kW di energia termica per il riscaldamento invernale, con una temperatura dell'acqua che può arrivare fino agli 80 gradi centigradi. Queste macchine, questi moduli, abbiamo citato le caratteristiche di uno di questi moduli, possono poi anche essere assemblate tra di loro per rispondere all'esigenza di più elevate potenze frigorifere. Qui vediamo nell'immagine un esempio.
Sostanzialmente si tratta di una macchina unica, in quanto è fornita completamente assemblata, prevede diversi moduli, in questo caso tre moduli, che vanno ad alimentare un unico impianto, che sono controllati con una logica sequenziale, in modo tale da permettere di adeguare la potenza frigorifera generata al fabbisogno dell'ambiente che viene ad essere servito. L'ultimo blocco è un blocco in cui sono contenuti i dispositivi di controllo per svolgere questo tipo di funzione. All'interno della macchina sono normalmente previste una serie di componenti che garantiscono il controllo e la sicurezza del funzionamento. Esiste un flussostato dell'acqua che permetta di interrompere il funzionamento della macchina quando per qualunque ragione venisse a mancare il flusso dell'acqua da refrigerare. Esiste un flussostato dell'aria che indichi in ogni istante l'effettivo e valido funzionamento del ventilatore destinato a raffreddare la batteria condensatore assorbitore. Esiste un termostato dell'acqua refrigerata che mi dia garanzia che in nessun momento la temperatura dell'acqua refrigerata possa scendere a valori che non siano stati inizialmente previsti e si possa quindi verificare un congelamento del fluido refrigerante destinato al condizionamento degli ambienti. Dicevamo prima che normalmente la macchina produce acqua refrigerata fino ad una temperatura di 4 gradi centigradi, ma anche in queste condizioni è richiesto che il circuito contenga un certo quantitativo di antigelo per evitare che in punti localizzati dove la temperatura scenda al di sotto di questi valori possa verificarsi un congelamento e di conseguenza possano generarsi una serie di problemi. Esiste poi un termostato ulteriore su quello che è il generatore. Il generatore è esposto alla combustione di gas e quindi a temperature che devono essere controllate per non generare danni fisici al componente stesso e malfunzionamenti del completo ciclo. Essendoci un bruciatore di gas, ci sarà una valvola del gas. La valvola del gas sarà controllata nella sua apertura e nella sua chiusura da un sistema elettronico di controllo di accensione della fiamma e di rilevazione della fiamma, in analogia, se è noto, a quello che è il funzionamento di un bruciatore in una caldaia a gas. Esiste poi un dispositivo che è un relè ritardatore per il raffreddamento della macchina a fine richiesta di condizionamento. Un relè praticamente che permette al ventilatore e alla pompa delle soluzioni di proseguire nel loro funzionamento per un certo tempo per riportare la macchina nella sua globalità ad una condizione di equilibrio. Esiste poi una valvola di sicurezza. Abbiamo un circuito che raggiunge pressioni fino a 20 atmosfere. Il circuito viene protetto dalla presenza di una valvola tarata ad un valore superiore del 50% che permetta di garantire in qualunque evenienza la sicurezza di tutto il dispositivo. Per le macchine costituite da moduli diversi assemblati tra di loro, esiste poi un termostato a due o più stadi per la modulazione della potenzialità. Per la parte di riscaldamento invece troviamo dei componenti molto semplici destinati ad essere presenti sulle caldaie di ogni tipo. Un termostato dell'acqua di mandata, un termostato dell'acqua calda in ritorno allo scambiatore e ancora una centralina elettronica di controllo, accensione e rilevazione che permetta di garantire l'adeguato funzionamento del sistema del bruciatore. Come le macchine funzionanti mediante compressore e motore elettrico, anche questo refrigeratore, questo chiller ad assorbimento, ha una influenza delle condizioni esterne rispetto alle sue prestazioni. Quello che stiamo vedendo sono le caratteristiche della macchina cosiddetta da 5 ton, cioè da 15.000 frigorie ora di potenza alle condizioni nominali, e vediamo che con una temperatura esterna di 32 gradi centigradi i valori delle prestazioni al variare della temperatura di acqua refrigerata richiesta cambiano di poco.
Mano a mano che la temperatura dell'aria esterna tende a salire, qui abbiamo i 35 gradi centigradi di temperatura dell'aria esterna, le prestazioni diventano più pesantemente funzione della temperatura di acqua refrigerata richiesta. Ad esempio, se io richiedo una temperatura nell'ordine dei 6,7-7 gradi centigradi, ho ancora le mie 15.000 frigorie. Se chiedo una temperatura di 4,4 gradi centigradi, le mie prestazioni scendono al valore di 14.700. Successivamente, ancora di più, se la temperatura esterna sale, ad esempio fino ai 40 gradi centigradi, dove si ha una forte penalizzazione nell'ordine del 30% delle prestazioni, nel momento in cui si richiedesse la minima temperatura dell'acqua refrigerata. Nel momento in cui si installano macchine di questo tipo, occorre anche, come peraltro per ogni altra installazione di macchine che siano dotate di un ventilatore di raffreddamento, avere alcune avvertenze. Ipotizzando che questo sia l'edificio a destinazione residenziale per il quale voglio ottenere un condizionamento mediante una macchina ad assorbimento come quella che abbiamo descritto, occorre prevedere di rimanere a distanza da quelle che sono le zone che devono garantire la maggiore tranquillità, camere da letto, stanze in cui si svolgono attività che non debbano essere disturbate da rumore esterno. Evidentemente sarà buono il posizionamento in quest'area, ancora migliore il posizionamento in una zona distante dalle zone di disturbo e vicina invece alle zone di vita usuale, ancora meglio sarà il posizionamento ad una posizione in una zona remota. Altra possibilità, il posizionamento sopra un tetto che permetta quindi di non avere ingombri a terra e di non avere disturbi determinati dal suono. Poiché abbiamo a che fare con una macchina che ha un ventilatore ed ha anche al suo interno una combustione, occorre avere anche l'avvertenza che l'installazione venga fatta evitando la vicinanza da prese d'aria o da zone di emissione dell'aria e lontana anche da finestre o da prese d'aria esterne di ventilazione. Questo per evitare che la macchina si ritrovi ad essere raffreddata da un'aria già riscaldata da uno scarico dell'edificio, oppure per evitare che ciò, aria portata d'aria rilevante che la macchina emette, vada a disturbare quelle che sono le prese d'aria dell'edificio. In questo lucido vediamo un richiamo all'elemento che abbiamo già evidenziato, il basso assorbimento elettrico, ma troviamo anche la sottolineatura di un'altra particolarità, il fatto che queste macchine, proprio perché l'assorbimento elettrico si ritrova ad essere molto ridotto, hanno un'alimentazione elettrica di tipo monofase, non richiedono quindi il collegamento ad una rete trifase. Il sistema, l'impianto a valle di queste macchine, impianto servito dalla macchina, può essere di diverse tipologie. Qui se ne accennano tre, le principali: l'utilizzo di fan coil, l'utilizzo di batterie di trattamento aria inserite magari in canali che servono anche per il riscaldamento invernale, oppure può esserci un utilizzo per impianti tecnologici, raffreddamento di stampi o raffreddamento di attrezzature che richiedono questa funzione all'interno del loro ciclo tecnologico. Sta emergendo in questi ultimi tempi in alcune nazioni l'utilizzo anche di sistemi di raffreddamento, di condizionamento a pavimento, e quindi anche in questo caso la macchina verrà collegata ad una serie di tubazioni che, percorrendo il pavimento dei locali di cui si richiede il condizionamento, svolgeranno la funzione che si desidera. All'atto dell'avviamento della macchina, quali saranno le operazioni da effettuare? Alcune sono le tipiche operazioni che devono essere effettuate su un impianto alimentato da un refrigeratore d'acqua, anche di tipo elettrico: un riempimento dell'impianto, una regolazione
del livello dell'acqua, più importante in questa macchina in quanto si trova ad operare con un evaporatore che vedremo più avanti, è di tipo cilindrico con il contenimento della serpentina, una regolazione della portata dell'acqua refrigerata, un'aggiunta delle sostanze antischiume ed anticongelanti e due operazioni specifiche di questa macchina, la regolazione del gas al bruciatore, portata di gas e adeguata regolazione, e il controllo del sistema di regolazione. Un breve flash lo facciamo su quelle tipologie impiantistiche che possono essere realizzate. Qui vediamo un edificio con posizionamento dei refrigeratori sopra la copertura ed alimentazione di una serie di batterie ai diversi piani dell'edificio. Quindi una zonizzazione di tipo verticale, macchina, batterie di scambio termico. Un'altra possibile soluzione è quella di realizzare una unità multipla che va ad alimentare delle batterie di scambio termico inserite in canali di distribuzione dell'aria riscaldata d'inverno e condizionata durante l'estate. Nel caso di locali pubblici, la soluzione può essere di questo tipo: installazione sopra la copertura di un gruppo multiplo e una grossa batteria refrigerata, condizionata, raffreddata, inserita in un canale di distribuzione. Altre soluzioni si spiegano da sé: un'area commerciale, quindi un'area che richiede un notevole apporto di aria condizionata, macchine sopra il tetto e batterie nei diversi ambienti. O con soluzioni macchine singole e batterie singole accoppiate, oppure macchina multipla e batterie per ogni ambiente. C'è quindi una grande possibilità di trovare soluzioni diverse per il condizionamento quando si utilizza acqua refrigerata, ed è una cosa direi ben nota. Nel caso in cui invece si esiga un raffreddamento di un processo tecnologico, si può avere l'insieme della macchina che va ad alimentare con acqua refrigerata le mie macchine alle quali ho la necessità di controllare la temperatura. Dal punto di vista impiantistico si realizzano quindi soluzioni di questo genere: macchine singole collegate